Salve a tutti, in questo tutorial con Adobe After Effects vi mostrerò il preset, l'effetto TV rotta con un segnale tipo disturbato. E per far vedere un po' l'effetto non ho proprio un vero video, però ho deciso di utilizzare questo, che è un moto di rivoluzione che è sempre creato con Adobe After Effects. Vediamo se si apre. Ok, è questo. Andiamo a vedere subito le caratteristiche dell'effetto. Importando prima il video su Adobe After Effects. Ok, ora a destra su effetti predefiniti, se non lo vedete andate su finestra, effetti predefiniti, cercate, scrivete TV. Scrivendo TV vi appariranno tre preset: TV rotta 1, distorsione, TV rotta 2, vecchia, TV rotta 3, segnale debole. Questo video vi farò vedere il segnale debole. Allora, importiamo il video nella timeline e portiamo l'effetto al di sopra del video. Come vedete già il video appare molto disturbato, no? E portandolo avanti vedremo che sarà molto disturbato. Cioè, la frequenza cambia. Allora, noi avremo vari tipi di effetti, il wave warp, possiamo levarlo, sono tipo delle linee che disturbano le immagini, come vedete un po' la differenza, non so se si vede. Poi abbiamo il color balance, sarebbe cioè la saturazione del colore, vedete che prima era così il colore, ora che abbiamo attivato l'effetto è così un po' con meno saturazione. Il noise. Sarebbero queste righe, queste linee che appaiono in tutto lo sfondo, mentre levandolo appaiono solo nelle immagini con la luce. E poi abbiamo il Venetian Blind, che sono altre linee, però sono le linee praticamente. Mentre così si vedono anche i puntini e le linee, quando queste si vedono solo i puntini. Allora, vediamo un po'. Cliccando, attiviamoli tutti. Un effetto molto importante è il wave warp. Clicchiamoci due volte sopra e si aprirà nella timeline le caratteristiche dell'effetto. Abbiamo la velocità d'onda che la possiamo impostare da 0 a un numero non molto alto. Niente, larghezza onda la stessa cosa, altezza onda uguale. Ora, se ad esempio noi vogliamo attivare l'effetto qua in questo punto, e poi abbiamo, scusate, wave warp, abbiamo vari tipi di onda: disturbo, disturbo uniforme, disturbo semicerchi spezzati, semicerchio. Come vedete, vabbè, quello che mi piace di più è il disturbo. Poi, niente, possiamo impostare le varie caratteristiche a secondo l'effetto che vogliamo. In questo video l'ho fatto solo per mostrarvi un po' questo effetto, se non lo conoscevate. Il mio video è finito qui, ciao a tutti, alla prossima.